siamo belli, siamo belli. Becca, una storia di là. Becca, zitta! Zitta, non ti sopporto più! Un podcast, un po' video, un po' podcast di Crama, una grande storia. Guarda il telefono che va così. Bada con ciaccia! Siamo... Ciao, eccoci di nuovo qua. Per la terza puntata. Podcast. Un po' video, un po' podcast di Crama Mercanti di storie per tutto tale. No. Anche Virna sbaglia e come direbbe qualcuno, anche gli eroi piangono. Piangono. La terza rubrica podcast. La terza puntata podcast. La terza puntata della rubrica podcast. To Do Lab, la crama delle meraviglie. Esatto, e qui ci siamo noi. Bene, di cosa parliamo? Dai, oggi abbiamo un sacco di cose da raccontare. Allora, due settimane fa, two weeks ago. You're very English today. Siamo stati al... Children's Book Fair di Bologna. Cioè, alla fiera internazionale della letteratura, dei libri per l'infanzia, dell'illustrazione che si tiene a Bologna da tipo 150.000 anni. C'è una fiera che è veramente tantissimo. No, ma è vero, cioè, è una fiera radicata ed è stata un'esperienza stupenda. Ma veramente, perché ve lo diciamo? Vi ricordate che nella precedente puntata vi abbiamo fatto vedere la giostra? Mamma, portami alla giostra! Ecco, ora qui vogliamo farvi vedere solo per voi la giostra montata. Voilà. Si e chiama volete vedere la magia. Carousel, ok. Vai. E non solo gira, c'è la musichetta. Vai. Vuoi sentire, Virna? Sì. Perché è incorporata. Ah, attenti. Ci sta pure la musichetta che non ti piace in Carousel. In carta riciclata riciclabile. Tricche, ballacche, insomma, ecco, siamo stati in fiera. Tra l'altro, in fiera ci siamo presentati con un costume strepitoso di cui vi parleremo alla prossima puntata. Ah, 3, 2, 1. Yeah. C'erano un sacco di stand da tutto il mondo. From Canada. Canada. From Holland. Oh, from Holland. In Belgio. Che abbiamo scoperto dov'è Holland, che sta in Belgio. In Belgio. Ciao, Jan. Ciao, Jan. Ciao, nostro amico e salutiamo anche Barbara dal Canada. Ciao Barbara. E come possiamo dimenticare Pop International. Pop International. Ciao, come dimenticare Ericsson. Ciao Ericsson. Insomma, e anche, voglio dire, e Helsinki con Tula. Ciao Tula. Ecco, vabbè, come avete capito abbiamo fatto... degli amici, insomma, che quattro... abbiamo conosciuto. Ma insomma, abbiamo conosciuto un sacco di persone. Simi visitatori. Allora, le categorie erano farmacisti. Psicologi, dottori, imprenditori. Agricoltori, motoscafisti. Il target, visto che è stata una fiera per illustrazione dell'infanzia, della letteratura per l'infanzia, per i ragazzi, erano principalmente maestri, insegnanti, sì, okay, docenti, esatto, illustratori, bibliotecari, librai, editori. Autori. Ecco, queste più o meno erano le categorie. Iago, non toccare il cartomondo. Puoi entrare anche tu nel cartomondo, dove ogni sogno è rotondo, dove dai spazio alla fantasia, dove il tempo vola via. Ci siamo divertiti. Vai, parla te. Non la sopporto più. Amici, no, fate qualcosa. Esatto, io chiudo Crama. Io chiudo. Vi invitiamo a seguirci sui social, soprattutto su Instagram. Abbiamo messo dei contenuti super divertenti, almeno noi ci siamo divertiti da morire. E scusa, io vorrei fare un ringraziamento speciale a una persona speciale che ci ha supportati e sopportati. Sì, ma anche psicologicamente. Cioè, esatto, è stato specialissimo. È stato praticamente autista, psicologo, tutto fare, esatto, commerciale, esatto, imprenditore, per il suo lavoro, problem solver. Tutto, come dimenticare Marco. Grazie, Marco. Marco, guai a non averti. Veramente sei una benedizione. Esatto. Bene, amici, noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata podcast. Un po' video, un po' podcast. Di Crama Mercanti di Storie per To Do Talent Cardboard. Ciao! La Crama delle Meraviglie.